La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.32, primi 42 secondi, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 qui di Milano, in questo 2 di novembre, lunedì, un pensiero per i morti, visto che oggi è il giorno dei defunti, e quindi un abbraccio a tutti quelli che oggi ricordano chi non c'è più e gli è caro. Detto questo, andiamo subito all'argomento del giorno, senza perdere tanto tempo, per vedere chi di voi è interessato a dire la sua opinione all'800240024 o con gli sms al 3492386666. Viviamo la prima coda della chiusura trionfale, insomma, usiamo l'aggettivo che sui media è stato più usato, per Expo qui a Milano, con l'idea di esportare il metodo Expo a Roma e altrove in Italia. Non è un caso che il prefetto di Milano Tronca sia il commissario adesso, subito dopo il disastro di Marino e il problema politico tra governo e sindaco a Roma. E allora ci siamo posti una domanda di servizio pubblico, per così dire, tentare di capire, senza per questo apparire rompiscatole, gufi, eccetera eccetera, ma tentando di fare il nostro mestiere, che cosa davvero siamo in grado di dirvi su qual è stato l'impatto economico complessivo tra Milano, Lombardia e il resto d'Italia di Expo 2015, nella convinzione che questo serva a capire se in Italia siamo davvero capaci, in occasione di grandi eventi, di fare stime di costo-beneficio che reggano alla prova dei fatti, di porci già subito il problema di che cosa possiamo imparare anche da questa vicenda per la candidatura, visto che l'hanno presentata, di Roma per le Olimpiadi 2024, con tutto quello che c'è a Roma, e di fare quindi un po' di vaglio tra ciò che era stato detto prima dell'Expo sull'impatto economico che avrebbe avuto la manifestazione in caso di successo, e sia pur senza negare che il successo c'è stato rispetto ai terrori in cui si era aperta tra indagini, ritardi e così via, senza negare il successo, di capire però che cosa noi sappiamo e siamo in grado di dirvi sui numeri veri di quello che è avvenuto a Expo e dell'impatto sull'economia italiana. Mi limito a dirvi, a richiamarvi una delle previsioni, poi faccio una seconda cosa, vi ricapitolo che cosa ha scritto il Sole 24 Ore ieri, e poi vado all'ospite che ha scritto un pezzo sulla voce.info che potete leggere per esteso. È un ricercatore di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Aveva scritto sulle stime costi-beneficio di Expo prima di Expo, ben prima, ed è tornato sull'argomento appena Expo è finito. Allora, ricordiamo tra le tante stime precedenti all'Expo quella che era del CERTET, che parlava di 3 miliardi e mezzo in termini di spesa dei visitatori, che ne determinavano fino a 4 miliardi, anzi più di 4 miliardi di valore aggiunto, con un contributo al PIL complessivo per l'Italia che andava nelle diverse stime da 10 miliardi, che era la SDA Bocconi a stimare, fino addirittura a 30 miliardi il CERTET. Capite bene che 30 miliardi siamo in presenza di quasi 2 punti di PIL. Ecco, richiamo solo queste. Se andiamo a vedere che cosa ha scritto il Sole 24 Ore ieri, domenica, il titolo era del Sole 24 Ore: impatto sul PIL italiano fino allo 0,4%, in circolo 2,7 miliardi di euro, 40.000 gli incontri d'affari, il turismo con il 35% di presenze in più a Milano. L'articolo che firmava Giovanna Mancini ieri sul Sole 24 Ore, diciamo che le stime molto generose che ho richiamato io del pre-Expo non le citava, e preferiva iniziare con le stime prima della via di Expo, che calcolavano l'impatto dell'evento sull'economia italiana attorno allo 0,2% del PIL. Come avete visto, le stime che ho richiamato io erano di molto maggiori, e quindi rispetto a questo 0,2% del PIL l'articolo del Sole 24 Ore dice è andata così al di là delle aspettative, che invece l'impatto sul PIL potrebbe essere fino allo 0,4%. Però, ripeto, le stime che abbiamo visto prima della manifestazione erano
molto, molto, molto più ampie di quello 0,2%. Allora, andiamo al nostro ospite, che si è occupato prima e dopo, e tentiamo di capire come si fa a calcolare quello che è avvenuto davvero e in che ordine di grandezza si può stimare, e terzo, quindi, cosa pensare delle stime costi-benefici che abbiamo visto prima della manifestazione e che cosa ci dicono in vista di Olimpiadi 2024. Ecco, e ai nostri microfoni collegato Jérôme Massiani, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io ho richiamato alcune di quelle stime, che è le stesse che richiama lei all'inizio del suo pezzo, e poi quelle del Sole 24 Ore di ieri. Da quale cominciamo? Quali stime bisogna prendere per fare un paragone rispetto a che cosa siamo in grado di stimare oggi? Allora, è facile, è molto facile sbagliare, perché molte delle cifre che sono disponibili sulla stampa o su diverse fonti in realtà si riferiscono a cose diverse o sono calcolate con ipotesi molto diverse. Ad esempio, in alcuni degli studi ex ante che sono stati fatti dal CERTET o da SD a Bocconi, alcuni includono la spesa per infrastruttura, che può essere anche questa, con certo, più o meno larga, poi altri ne escludono. Poi già una cifra, cioè uno dice, perché un economista dice 10 miliardi e un altro economista dice 30 miliardi, non si possono mettere d'accordo, ma in realtà succede anche spesso che non misurano la stessa cosa o che hanno fatto un'ipotesi che certo, è indicata con una riga all'inizio della relazione che si dimenticano. Allora, comunque possiamo, anche che se fra 10 o 30 miliardi c'è uno spazio molto ampio, direi. Sì, possiamo comunque dire che l'impatto reale dell'Expo potrebbe essere, strettamente in termini economici, inferiore a queste cifre. C'è un aspetto metodologico che sempre di più gli economisti tendono a sottolineare e che mette un po' in crisi questi calcoli. Si potrebbe chiamare effetto di sostituzione, che è una parola inglese, potremmo dire displacement o altre parole del comunque, genere. Comunque, effetto di sostituzione. Esatto, di sostituzione, per dire che in particolare la spesa dei cittadini presenti nell'area che ci interessa, che può essere Lombardia o Italia, non è tutta addizionale per l'economia italiana. Esatto. O per dirlo in altre parole, un milanese che va all'Expo forse ci spende 100 euro con la famiglia, però non possiamo dire che questi 100 euro non sarebbero stati presenti nell'economia italiana se non ci fosse stata l'Expo. Dunque la grande distinzione che propongono le persone che si occupano di questo è la distinzione fra iniezione di risorse e riallocazione di risorse. Anche un po' per i visitatori stranieri ci potrebbe anche essere questo effetto, perché non è detto che tutti i visitatori stranieri che sono venuti all'Expo non sarebbero venuti in Italia senza l'Expo. Quindi, insomma, la prima premessa è che comunque è complicato stimare le risorse realmente addizionali dovute all'evento. E va bene. Questa è la parola chiave, addizionale infatti è la controparte di sostituzione e noi dobbiamo proprio misurare l'impatto addizionale. Allora è abbastanza difficile arrivare a sapere cosa avrebbe fatto la gente se non ci fosse stato l'Expo, per ovvio motivo che noi... È caduta la linea in questo momento e quindi dobbiamo immediatamente provare a richiamarlo, perché fino a questo momento siamo solamente, diciamo così, a una premessa metodologica, cioè quella per la quale ogni stima, a seconda di come calcola l'effetto addizionale, può variare molto significativamente. E pur tuttavia, mi fate sapere naturalmente quando è ricollegato, e pur tuttavia qualche cosa noi, grazie alla stima dei 21 milioni superati di visitatori, di quanta parte di questi 21 milioni sono stranieri, ecco, già qualche cosa siamo in grado di fare come esercitazione di calcolo sulle stime addizionali, sul fatto che oramai abbiamo più o meno la stima di quanto è stato speso per i lavori e abbiamo però anche il numero complessivo di visitatori italiani ed esteri. Ecco, dopo fatta la premessa metodologica, secondo i suoi calcoli, Jérôme Massiani, qual è l'effetto addizionale rispetto al quale con una certa prudenza possiamo oggi fare le prime valutazioni? Allora, per quanto una prima componente della domanda riguarda la spesa addizionale dei turisti stranieri. Sì. A questo si aggiunge una minima parte addizionale da parte dei visitatori italiani, che anche loro possono essere
spinti a consumare un po' di più grazie a questo evento. Sorvolo perché in realtà è ancora un po' più complesso. Dunque, guardando a questi aspetti, possiamo stimare un effetto difficilmente superiore a 1,5 miliardi di valore aggiunto addizionale legato all'Expo. Questo che riguarda la spesa turistica nel complesso, esatto, tra italiani e stranieri. Esatto. Questo è il primo capitolo, diciamo, la prima voce di contabilità. La seconda voce di contabilità è molto più discussa e complessa, che è quello dell'impatto della spesa per le infrastrutture, perché qualcuno dice, beh, sono stati spesi X miliardi, poi X varia molto secondo le valutazioni che uno può fare. A volte si parla di 11 miliardi spesi per preparare gli investimenti o le infrastrutture dell'Expo, e allora questo, anche quello, creano degli effetti sull'economia, però non è così semplice, perché questi 11 miliardi di spesa prevalentemente pubblica in realtà anche lì sono degli effetti di sostituzione, per dire che sono soldi spesi per fare una bretella autostradale lì per l'Expo, ma allora forse sarebbe stata utilizzata altrimenti per fare un altro progetto. Cioè, non esiste nell'economia una scatola con degli euro. No, è chiarissimo. Per esempio, cioè, la linea Lilla della metropolitana a Milano si sarebbe fatta comunque, magari in più mesi, ma si sarebbe fatta comunque, tanto per essere chiari. Io voglio solo sottolineare che la stima di spesa turistica in termini di valore aggiunto addizionale inferiore al 1,5 miliardi, stiamo parlando di una roba che è pari allo 0,1% scarso del PIL, per essere chiari come ordine di grandezza. Comunque, allora proceda.